Bella a tutti ragazzi, sono Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su Astroneer. Allora amici, vi propongo questo titolo, penso che già molti di voi lo conosceranno perché sta andando molto, ha una valutazione estremamente positiva su Steam e sta avendo veramente un grande successo perché nonostante sia una pre-alpha, quindi in assoluto accesso anticipato, già il messaggio iniziale del gioco vi dice che è pieno di bug perché comunque lo stanno facendo, ma devo dire che è un gioco davvero molto molto bello, è un survival spaziale, lo dico per chi non lo dovesse conoscere, in cui adesso abbasso l'audio perché ragazzi mi spara in cuffia ma non posso farlo da qua, devo necessariamente iniziare il gioco, dicevo, in cui dovremmo appunto sopravvivere, potremmo fare viaggi spaziali, potremmo commerciare e la cosa veramente particolare di questo gioco è il terraforming che possiamo fare perché possiamo praticamente modellare il mondo a nostro piacimento. Qua abbiamo la schermata iniziale in cui possiamo scegliere la skin, diciamo, del nostro personaggio, non cambia nulla, vedete, cambia proprio solo ed esclusivamente la skin. Noi prendiamo questo e facciamo lancia, tra l'altro tutto in italiano, quindi cosa ancora più positiva. Come detto, vado a proporvi questo titolo, penso che sicuramente su questo ragazzi ci farò una serie e andrà questa serie appunto, qua lagga sempre, lagga tutti i video che ho visto, lagga di brutto perché deve generare il mondo mentre atterriamo, per cui abbiate pazienza dei lag, ma è così per tutti, ok, ce l'ha fatta. E quindi questa serie sicuramente andrà avanti e andrà appunto a sostituire una, insomma, delle tante che ho concluso, che comunque sto concludendo, come avevo già detto anche nel vlog. Allora, qua vedete che abbiamo il nostro personaggio. La grafica è molto molto particolare, sicuramente può piacere, può non piacere. Io vi dico la verità, a me non dispiace assolutamente, la trovo molto adatta per un gioco di questo tipo. Quindi, allora, noi siamo qua, abbiamo con il tasto E, prendiamo questo mega fucilazzo, una roba enorme, e praticamente con il tasto sinistro vedete che possiamo livellare, possiamo andare a scavare tutto quello che vogliamo alla raccolta appunto di risorse. Qua sto prendendo qualcosa credo di organico, là vabbè troppo lontano, tenendo premuto il tasto CTRL invece andiamo a, dove cavolo è, eccolo qua, così andiamo a spianare semplicemente, perché niente energia che sono attaccato qua, ok, tenendo invece premuto, dove cavolo è, ok, il tasto CTRL, così vedete che andiamo a costruire, praticamente andiamo ad alzare il terreno, quindi figosissima come cosa, perché appunto possiamo veramente veramente livellare di tutto. Ce la fai qua a salire? Vabbè, ci penso io se non ce la fai. Ok, cosa un po' complicata all'inizio più che altro è sull'utilizzo della telecamera, che non è proprio intuitivo perché la dobbiamo noi muovere col tasto destro. Comunque, quando ci allontaniamo troppo vedete che togliamo la connessione del tubo che abbiamo attaccato dietro e quindi dobbiamo stare attenti all'ossigeno, perché se ci cala troppo ossigeno ovviamente schiattiamo, che è una bellezza. Qua mi prendo dell'energia, che vediamo, l'energia ci servirà ovviamente anche per dopo. Ah, qua l'ho già finita, porcaccia la miseria. Va bene, comunque allora torniamo alla base. Vai, vai, corri, corri. Corri, corri, corri. Ma proprio corri. Ok, che se no qua schiattiamo. Vedete che ero già al 50%. Tasto Q, apriamo il nostro zaino in cui abbiamo praticamente il nostro inventario. Allora, io questi cubotti di energia li lascio per il momento qua per terra, così mi lascio un po' di spazio nello zaino, tanto per il momento l'energia non ci serve, ci servirà dopo. Qua quindi abbiamo tutti gli slot in cui andare a stoccare, diciamo così, quello che raccogliamo, e invece qua sotto abbiamo praticamente il primo crafting che possiamo fare col nostro personaggio. Tutto il resto del crafting lo faremo dopo con i laboratori che andremo a sbloccare dopo, ma ve li farò vedere dopo. Cosa possiamo fare? Il pannello solare, che ci dà ovviamente energia, possiamo fare la batteria, il tether, che praticamente è un cavo che va ad allungare la nostra riserva d'ossigeno con la navetta con cui siamo atterrati, praticamente mettiamo una prolunga al cavo che vedete adesso collegato, vedete questo cavo qua, quando noi ci allontaniamo dopo un tot vedete che si stacca, se noi facciamo questo tether portiamo avanti il cavo fin dove vogliamo, insomma mettiamo questi paletti, ok, qua
Questo ce la prendiamo. Idrazina non so assolutamente a cosa mi possa servire. Adesso ho fatto solo giusto una partita di prova. E quindi poi ovviamente man mano vedremo tutto insieme. Possiamo farci anche veicoli, come detto, possiamo farci anche appunto astronavi che utilizzeremo per girare nell'universo, quindi potremo anche andare assolutamente su altri pianeti senza problemi. Naturalmente senza il cavo, quando ci allontaniamo troppo dalla base non abbiamo questi paletti, naturalmente vedete che perdiamo anche energia. Ossigeno, lo vedete, dietro al casco del nostro Mino c'è quella barra blu e l'ossigeno, quella invece in verticale gialla che vedete si sta ricaricando è appunto l'energia. Quindi serve assolutamente fare questi tether, che però al momento non ho. Per diciamo ingrandire la nostra base, al momento la base la possiamo fare solo esterna, non abbiamo modo di farla interna. Semplicemente andiamo a cliccare su questo tubo qua e vedete che l'abbiamo ingrandito di un pezzo. Poi se qua vado a mettere la resina, che però adesso non ho, andiamo ad allungarla ulteriormente e a costruire tutte le varie cose. Allora là c'è già della cosa interessante che mi serve un casino, quindi la andiamo a prendere subito. Un po' di lag quando genera il mondo ci sono, ovviamente, ripeto, gli stessi programmatori ci dicono del composto, ecco, il composto ci serve tantissimo. Gli stessi programmatori ci dicono appunto che il gioco è pieno di bug. Proprio adesso, prima di avviare questa partita, è uscito un aggiornamento con un po' di fix iniziali, però sicuramente ne devono fare ancora tanti, ma come detto il gioco già così è veramente interessante. Adesso ci possiamo fare il tether e lo andiamo subito a fare. Cliccando sul tastone centrale lo craftiamo e ce lo mette qua nell'inventario. Vediamo se riesco a farmi anche magari il pannello solare, purtroppo no perché mi manca del composto. Va bene, però intanto noi posizioniamo il tether, vedete, col tasto T lo premiamo e vedete che abbiamo questo paletto, lo spostiamo, dobbiamo stare attenti a non metterlo troppo lontano perché sennò vedete perde la connessione e non va bene. Quindi ne mettiamo ad esempio uno qua, dovrei andare là a prendere quello che sembra essere ossigeno, credo, quindi ne mettiamo un altro paletto, lo mettiamo qua. Vedete, in questo modo rimaniamo sempre attaccati al cavo e non abbiamo più problemi di ossigeno né tantomeno di energia. E questa è una cosa figosissima. Poi ci sono delle grotte dove ovviamente possiamo anche entrare. Ne possiamo fare noi perché vedete che scavando possiamo fare veramente, veramente l'ira di Dio. Quindi andiamo qua. E intanto direi di andarci a prendere quello là che dovrebbe essere dell'altro composto, così mi faccio anche un bel pannellino solare. No, non è composto, è semplicemente roba di... roba organica questa qua. Vabbè, ce la prendiamo. Sì, questa è roba organica che comunque ci serve anche questa, quindi in ogni caso ce la prendiamo. Ecco qua, ci prendiamo l'ossigeno. Anche l'ossigeno lo possiamo collezionare, lo possiamo prendere quindi per fare vari crafting. Ok, va bene, qua non mi pare che ci sia nient'altro. Vediamo magari qua sotto se non c'è dell'altro composto giù in giro. Ma non credo, purtroppo, no. Da qua no. E anche l'energia però da qua la perdo perché devo stare fermo e ricaricarla finché non mi faccio il pannellino solare che ci permette di... ricaricare molto più velocemente. Però per fare quello mi serve del composto, che qua purtroppo non vedo. Questa è tutta roba di organico. Ok, allora io torno un attimo indietro, andiamo semmai poi a esplorare quell'altra parte perché ci serve anche la resina. Quindi allora io direi di fare così, intanto mi svuoto un po' di roba dell'inventario, per il momento la metto qua perché tanto anche ossigeno direi che non ci serve. Ok, un altro coso di organico ce lo mettiamo qua, così ci siamo anche qua svuotati un po'. Anche l'idrazina, è del combustibile, perfetto. Quindi anche questo direi che lo posiamo qua perché ci potrà sicuramente servire dopo. E andiamo a questo punto a fare degli altri tether giù di qua, così andiamo a vedere magari cosa c'è in questa zona. Là tra l'altro vedo che c'è una grotta. Allora, lì l'energia, ok, l'ho presa. Quindi andiamo a vedere magari di qua cosa c'è. Ok. Là c'è della resina laggiù in fondo e quella lì mi serve appunto per aumentare i collegamenti. Quindi quella assolutamente la vado
la vado a prendere. C'è anche qua, peraltro, della resina. Ok, ottimo. Ah, no, è sempre idrazina. Va bene. Vabbè, ce ne prendiamo un po'. Sicuramente ci servirà per dopo. Fighissimo che si può anche commerciare, perché poi potremmo costruire praticamente delle astronavi che andranno in automatico, diciamo così, per lo spazio e andranno a... a commerciare con altri astronauti in giro, quindi anche questa è una cosa veramente figa. Ok, ho finito i tether, ne devo fare altri perché sennò schiattiamo. Però vediamo se riesco a prendermi qualcosa di qua. Allora, qua c'è una grotta ma non ci vorrei andare, lì è tutta roba organica e... però non mi interessa. Qua nella grotta cos'è che c'è? Al momento ci sono delle specie di alieni, quelle scatole lì, che sputano delle cose che ci fanno veramente, veramente malissimo. Qua non so cosa sia, ma là sotto per il momento non mi fido. Mi fido sinceramente ad andarci. A me sembrava che ci fosse della resina di qua, però non la vedo. No, intanto vado a prendermi sta roba qua, cos'è che è? Ah, questa è dell'altra energia, ok. Va bene, sì, l'energia mi serve, ma mi serve fino a un certo punto. A me servirebbe di più del composto e soprattutto della... Oh, ecco qua, ok, qua c'è della resina, ottimo. Ok, resina assolutamente la prendo perché ci serve un casino. Ok, occhio con l'ossigeno perché siamo già al 50%. Qua anche si muore che è una bellezza, quindi cerchiamo di fare veloci. Dai, 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 dai. Ok, allora, perfetto, dunque qua ci ricarichiamo e vedete che adesso qua mi posso allungare. Vedete, la base in automatico si allunga e adesso qua praticamente andiamo a mettergli due altri pezzi di resina. E qua possiamo scegliere che cosa andare a costruire. Possiamo fare la stampante, che è praticamente una stampante 3D, quindi che ci va a creare dei nuovi oggetti. Possiamo fare il tavolo da ricerca per sbloccare nuovi blueprint, quindi nuove ricette da craftare, anche questo è utilissimo. Il fonditore è anche utilissimo perché serve appunto per i metalli. Lo spazio veicolo e il tavolo di crafting per i veicoli. E basta. Quindi sicuramente mi farei la stampante prima di tutto. Però qua al momento non ho rame da mettere. Va bene. No, niente, qua al momento non ho rame. Allora, non so se posso mettergli intanto dell'energia. Sì. Ok, intanto gli vado a mettere qua dell'energia. Ok. Perché dobbiamo anche ricaricare di energia. Qua non so a cosa possa servire. Cos'è che gli ho messo? Dell'organico. Vabbè, ma questo non credo che serva a nulla. Serve necessariamente il rame. E mo' vatte la pesca, dove cavolo lo vado a trovare il rame. E mi servirebbe poi anche del composto. Che il composto è la cosa di cui veramente, veramente abbiamo... più bisogno, perché ci serve appunto per fare innanzitutto il pannello solare. Qua c'è una grotta enorme, ma c'è veramente paura ad andarci perché non so cosa c'è, quindi andiamo magari nel frattempo di qua. Ok, allora qua c'è dell'ossigeno e va bene, qua c'è dell'altra resina, ottimo. Allora, la resina sicuro me la piglio, che tanto quella ci serve. Qua cos'è? Sempre resina? Sì, mi sa di sì. Qua è tutta roba organica. Qua tutta roba organica. Stavo cercando che cavolo trovo del composto, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte. Ok, ci prendiamo anche un po' di ossigeno. Ok, aspetta, fammi tornare qua perché sennò schiatto malamente. Ah beh, l'ossigeno ovviamente ci ricarica anche, quindi sì, posso anche prenderlo di qua. Effettivamente, non ci avevo pensato, come un pistola lo posso anche prendere da qua senza problemi. Ok, ci pigliamo tutto quello che riusciamo.
Così almeno ci andiamo anche a ricaricare un po' d'ossigeno. 4 vasi in giro del composto non sarebbe male. Ma non ce n'è qua di composto. Trovo un sacco di resina. Questa è tutta resina. Sì. Ok, che serve comunque, e va bene. Vedete che l'ossigeno, se lo prendiamo da lì, praticamente non lo consumiamo quello che abbiamo nello zaino, prima di tutto. E poi andiamo a man mano a svuotarci. Quindi, diciamo, abbiamo un'autonomia sicuramente maggiore. Qua purtroppo anche l'energia mi servirebbe per andarmi a ricaricare un po'. Volevo riuscire a completare. Ok, almeno questo l'ho completato e va bene. Qua è sempre energia. Qua cos'è? Resina ancora. Sì, tutta resina. Sì, va bene che la resina mi serve, ma mi occorrerebbe sinceramente... Ok, questa qua è energia. Vedete, anche questa ci può servire per far sì che il nostro raggio, diciamo, duri molto di più. Però a me servirebbe assolutamente del composto. Mi serve del composto per poter fare degli altri tether, insomma, questi robi qua. Perché dovrei allungare il passaggio. Quindi vediamo se lo trovo in giro. Questo mi sa che non era composto. E ho paura di allontanarmi troppo, perché, come detto, se poi rimango senza ossigeno è un gran casino. Resina ne trovo aiosa, ma... a me sti cavoli, mi serve del composto. Ecco, non posso neanche più raccoglierla che ho lo zaino pieno. Quindi niente, dobbiamo tornare un attimo indietro. Ok, vediamo se magari non c'è di qua del composto. Questa no, è tutta roba organico. Qua è tutto organico. Caccia la miseria. Il composto non lo trovo in giro. Vediamo. Allora, aspettate, facciamo così. Intanto mi vado a tirar via un po' di roba dall'inventario, che così direi che la lasciamo qua, che tanto non ci serve. Lascia giù un attimo un po' di resina. Ok, lascia giù tutto. Lascia giù anche l'idrazina qua. Lasciamo giù questo. Ok, mi porto solo l'energia. Va bene. Qua non è che ho dell'ossigeno. Oh sì, perfetto. Ok, allora l'ossigeno me lo vado a mettere qua e anche questo me lo vado a mettere qua. Ok, così almeno utilizziamo un po' di ossigeno per andare in giro a esplorare. Ok, tra l'altro qua ne ho ancora, questo qua anche ossigeno. Ok, questo qua no, non è composto, no. Caccia la miseria. Il casino è trovare più che altro il composto. Ok, questo ossigeno qua ci serve. Vai, teniamolo su tutto. Ok, vediamo se lo trovo qua da qualche parte. Forse qua. Forse c'è andata. Sì. Oh, finalmente il composto, alleluia. Ok, questo ci serve un casino, ragazzi. Ok, sì, è tutto di qua praticamente. Ok, ho finito l'energia e ce n'è dell'altro anche di qua. Ossigeno sto messo più che bene. Ok, qua cos'è che era? No, resina. Dai, sta cavolo di energia, ricaricati su. Da aspettare un attimo. Purtroppo all'inizio. Ok, comunque il composto ce l'abbiamo, per cui ci facciamo assolutamente il pannellino solare, che ci ricarica praticamente più in fretta le energie. Ce ne facciamo 2. Ok, vai. Oh, perfetto. Così almeno abbiamo decisamente più autonomia. Ovviamente la scarichiamo comunque, però ci si ricarica, diciamo, più in fretta col pannellino solare. Vedete, ci si ricarica anche se siamo diciamo lontani dalla base. Quindi questa è una grande, grande comodità. Ok, vai che ne pigliamo ancora un po'. Oh, perfetto. Posso prenderlo questo? Vediamo. Dai, su. A parte che adesso, essendo notte, non credo peraltro che mi si ricarichi, perché giustamente il pannellino solare immagino vada con la luce del sole.
Ho idea. Vediamo se ce n'è ancora qua di composto, ma mi sa di no, purtroppo. Abbiamo ancora un po' di resina. Ok, un'altra resina l'abbiamo presa, perfetto. Ok, oh, adesso sta venendo giorno e dovrei in teoria ricaricarmi molto più velocemente. Sì, esatto. Solo che adesso questi li lascio giù. Niente, per cui torniamo un attimo alla base. Vedete che coi pannellini solari, vedete quanto poco impieghiamo a ricaricarci. Ecco, qua è una cosa per il blueprint. Ah no, questo è quello per l'ossigeno, ok. No, c'erano in giro quelli del blueprint, che sono delle specie di sfere che praticamente possiamo prendere e andare a mettere nei tavoli di ricerca. Ok, sta arrivando una tempesta. Meno male che sono vicino alla base, perché guardate quanto va lento il nostro personaggio con la tempesta. Bisogna stare molto molto attenti alle tempeste, perché sennò naturalmente se ci troviamo senza ossigeno alla base non ci torniamo mai più. Guardate le robe come volano via. Aia! Ma m'ha ucciso! Porco boia, sono morto! Ok! Ho pigliato una scatola in faccia, praticamente. Occhio! No, aspettate, devo stare un attimo dentro. Aspettate un secondo, ok. Niente, fatemi stare un attimo dentro, perché guardate che roba. Vola di tutto e di più e ci si spacca in faccia e naturalmente moriamo, ecco questa cosa. E anche un'altra bella particolarità di sto gioco. Quando moriamo perdiamo tutto, ma come vedete il nostro zaino rimane visibile in mappa con questo segnalino, che la tempesta ormai è finita, per cui direi che possiamo prenderci qua le nostre cose. Quindi per adesso me le rimetto qua. Poi vado a mettermela a posto. Ok, qua sicuramente il composto. Fate anche qua il composto, qua e qua. Ok, qua abbiamo anche della resina che andiamo a mettere magari qua. Perfetto, qua direi che ci possiamo intanto anche allungare con questa. Quindi la resina gliela mettiamo qua. Ottimo. Oh, perfetto, perfetto. Così almeno. Mettiamogli giù anche questa. Ok, così qua possiamo anche andare a fare qualcos'altro. Potrei fare il tavolo da ricerca, che mi serve spazio veicolo, mi serve l'alluminio. Ok, quindi iniziamo a fare magari il fonditore. Ok, e andiamo a dargli l'ok. Perfetto. Quindi praticamente questa parte qua del diciamo della nostra base sarà appunto il fonditore. Quindi col fonditore qua gli andiamo a mettere naturalmente i metalli. Adesso non so se posso mettergli magari questa idrazina. Vediamo un po'. In realtà sì, me la fa mettere. Perfetto. No, prendimi questo. Me la mettere qua. Ne avevo dell'altra. No, lì ho un po' di resina. Qua ho tutta resina. Fonditore. Razzina. No, no, questo lascialo qua. Ok, e come faccio a farlo partire? No, probabilmente o che non è. Sì, fonditore, ok, ma no, non me lo fa. Non me lo fa accendere. Beh, a parte che penso che gli manchi anche energia. Allora, qua ne ho un'altra, quindi andiamo a mettergli anche questa. No, però vedo che non fa nulla, quindi non so se. No, allora qua direi niente. Tirami via lo zaino. No, qua dagli ordini. Va bene, no, niente. No, probabilmente sono cose che non posso. Che non posso fondere, evidentemente solo come combustibile, basta. Va bene, però, allora, dunque io l'ossigeno ce l'ho. Ok, allora mi farei ancora un po' di questi tether, vediamo se posso farlo. Anzi, andrei a fare, facciamo così, faccio un altro pannellino solare e vi faccio vedere dove lo vado a mettere. Lo vado a mettere qua, sul fonditore che abbiamo appena fatto, perché naturalmente anche queste. Le strutture che andiamo a fare serve ovviamente corrente per forza di cose, per cui
dobbiamo necessariamente dargli corrente. E lo possiamo fare attraverso anche il pannellino solare, per cui perfetto. Allora, dato che abbiamo ancora un po' di ossigeno, io direi di tornare là, così mi prendo ancora un po' di resina e un po' di roba varia in giro. Vai, vai, resina. Tanto che quella un po' ci serve. Ok, direi basta così di resina. Vediamo se trovo dell'altro composto, magari qua in giro. Dato che era tutto di qua, ma allora qua direi di no. Non credo che ce ne sia più. No, qua direi che non ce n'è più. Vediamo se lo trovo in giro. Qua è tutta resina. Resina, resina ce n'è veramente un fottio. Allora prendiamoci un po' di energia, va, così almeno non rimaniamo a secco. E mi prenderei ancora anche un po' di ossigeno. Ok, adesso lo sto mollando per terra, va bene. Allora, vediamo cosa c'è qua in giro. Dai, là, vediamo un po' che cos'è quel robo là. Va bene, per adesso io, ragazzi, ho fatto solo una partita di prova. Questa è sempre idrazina, combustibile. Però a me servirebbe... Abbiamo visto dell'alluminio e del rame in particolare. Questa è sempre energia. Però non c'ho più posto nell'inventario, vabbè. Poi al massimo la verremo a recuperare. Intanto io mi faccio un giro un po' esplorativo qua nei paraggi, vediamo se c'è qualcosa di utile. Tanto ossigeno ce l'ho, mamma mia che ho lagga da far paura. Allora, qua è qualcosa penso che posso prendere, sì, esatto. Ma vediamo se questo lo posso prendere. No, non me lo fa prendere questo. E questo è un pezzo della nostra astronave, però non me lo fa prendere. Oh, occhio, occhio, oh. Ossigeno 50%, porca miseria, vai, vai, corri, corri. Ah, che pensavo di avere altro ossigeno, invece no. Speriamo di non schiattare, ragazzi. Ossigeno 25, non so mica se ci arrivo, eh. Devo farmi altri tetere e venire fino a qua, perché qua c'è un bel po' di roba da prendere. Soffocamento, ok, non morirò tra poco. Vai che schiatto. E siamo morti per la seconda volta, porcaccia miseria. Vabbè, siamo vicini a casa, per fortuna. Dai, dai, salta, salta, salta. Ok, morti. Va bene. E sì, devo allungarmi con questi tether qua, per forza di cose, quindi... Allora, andiamoci a prendere assolutamente la nostra roba. E dovrò poi, secondo me, iniziare un po' a scavare per prendermi... quei minerali lì, perché non credo. Questo qua mi sembrava, no, sono fogli, ok, niente, come non detto. Allora, ok, ridammi tutto, vai, vai, io mi riprendo tutta la mia roba, assolutamente. Pensavo di avere ossigeno, porcaccia miseria, invece no. Vabbè, niente, come non detto. Batteria, avrei anche il serbatoio, solo che mi serve il titanio. E anche lì, dove cacchio lo vado a pigliare il titanio? Bella domanda. Oh, sono già al 50% ossigeno. Devo tornare indietro prima di schiattare nuovamente. Ma da qua l'ho finito? Salta. Oh. Ah no, in realtà no, ok. E però non me lo prende. Me l'ha preso, l'ho già finito, occhio alla caverna. Prima di finirci dentro, ok. È un bel casino perché più che altro non so dove andare a prendere poi i minerali. Qua prendiamo l'organico, ma a me non interessa l'organico. Mi interesserebbero quei minerali là, a meno che non siano in quelle grotte che abbiamo visto. Solo che quelle grotte, paura che siano un po' pericolose. Io posso anche scavare, ma scavare così a muzzo poi non so cosa trovo e se trovo. Magari sto qua a scavare mezz'ora e non trovo una ceppa di nulla. Quindi anche fare una miniera immensa non so quanto possa valerne la pena, sinceramente. No, non lo so. Potrei provare ad andare giù nella galleria, Potrei provare a fare un salto, ma vediamo. Eventualmente nel prossimo gameplay di andare ad esplorare, vediamo cosa troviamo, insomma. Perché sicuramente... ho idea che quel tipo di materiali li troviamo
di sicuro sottoterra. Non so se appunto posso mettermi io scavando così, posso avere la fortuna di trovarli o meno. Comunque adesso un po' di roba la lascio qua, così almeno mi svuoto un po' di cose che tanto per il momento direi che non ci servono. No, però un attimo, potrei fare un'ultima cosa prima di chiudere questo primo gameplay. Magari andiamo a costruirci un'altra cosa, dato che possiamo farlo. Allora, dunque, per la stampante appunto mi serve il rame che non ho. Però per la ricerca ci serve il composto e quello posso farlo. Quindi andiamo assolutamente a farci il tavolo da ricerca, così almeno anche questa cosa qua l'abbiamo, l'abbiamo fatta. Naturalmente nel tavolo da ricerca andremo, andremo a mettere poi delle sfere che troviamo in giro, che poi comunque vi farò vedere. Qua gli mettiamo il pannellino solare, così anche qua gli ricarichiamo un po' di roba. Queste sfere che troviamo in giro praticamente sbloccano dei blueprint, che a loro volta ci sbloccano appunto delle ricette. Vedete che col pannellino solare ricarica in automatico l'energia e quindi ci permette poi di andare appunto a fare le ricerche senza troppi problemi. Allora, l'idrazina intanto la tolgo, è combustibile ma non so cosa possa servire sinceramente. Me la fa mettere anche qua in realtà, cioè combustibile, quindi ok, serve come combustibile ma non so a che cosa. Vabbè, magari ditemelo nei commenti se lo sapete. Ok, allora io intanto torno un attimo dentro, perché così almeno salvo anche la partita. E quindi io direi che concludo qua questo primissimo gameplay dedicato ad Astroneer. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Forza quei like, cerchiamo di arrivare almeno a 50 per sostenere questa nuova e bella serie. Devo dire che, come detto, questo gioco promette davvero davvero molto, mi ispira un casino. Quindi sono curioso di portarlo avanti. Ovviamente se ne sapete più di me sul titolo, se avete commenti, consigli da darmi, naturalmente fatelo qua sotto nei commenti. E che dire, quindi io mi fermo qua, noi ci salutiamo e ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!